Direi di sì, è stata una bellissima prestazione dei ragazzi, l'hanno fatta veramente molto bene. Volevamo vincere, l'abbiamo vinta e l'abbiamo vinta giocando un'ottima partita secondo me, sapendo anche soffrire nei minuti e anche avendo qualche momento di difficoltà, di sbandamento, però nell'economia di una partita i 10-15 minuti sarei felice di vederli tante volte, purtroppo non sarà così, sarà più dura in altre, però penso che i ragazzi siano stati particolarmente bravi e abbiamo fatto veramente una grande partita. Siamo stati capaci di difendere bene, con ordine, abbiamo concesso dopo il 2-0 un colpo di testa, ha fatto una grande parata a Gagno, però abbiamo costruito tanto, abbiamo attaccato le profondità, abbiamo attaccato sulle fasce laterali come non mai, perché per come giocavano loro, sia Shadi, Okada che d'altra parte Ponsi, pur avendo un giocatore fortissimo come Portepilo, mai rinunciatari. Per me abbiamo fatto lì la partita con quella costanza di proiettarsi senza palla sullo spazio e lì li abbiamo messi un po' in difficoltà, oltre che chiaramente che giocare bene e recuperare tante seconde palle. Però lì c'è stato il momento, quindi diciamo, quando dico e sono convinto di questo, non è una questione di moduli, che ne parlavamo già, perché dopo si parla sempre di questo, 4-3-1-2 o 4-3-2-1 non cambia, è l'interpretazione che si dà della gara, è l'intensità con cui giochi la gara e la qualità poi della giornata che hai, come trasmetti il pallone bene o meno. Ma analizzata molto semplicemente che il Modena aveva una grande voglia di vincere oggi, probabilmente più della nostra, e la differenza la si è vista nei particolari e soprattutto nei primi due gol che abbiamo preso, perché ci abbiamo messo tanto del nostro. Però io non sono allenatore che accampa scuse, nel calcio vince chi la butta dentro e non subisce gol. Il Modena in questo è stato bravo e secondo me va fatto complimenti per come hanno voluto questa vittoria, perché poi se andiamo a vedere molto ci abbiamo messo del nostro un po' in tutti i gol. Il Modena oltretutto ha preso anche due traverse, cioè con sei tiri di cui almeno tre glieli abbiamo preparati noi, ha fatto quattro gol e due traverse, quindi quando una squadra ha questa concretezza in questo campionato di Serie B fa la differenza, e quindi faccio i complimenti a Tessè, faccio complimenti alla squadra del Modena, perché ripeto, probabilmente aveva più fame di noi e gli episodi l'hanno premiata proprio perché c'era questo atteggiamento. Poi ovviamente, come ha detto giustamente lei, per 25 minuti abbiamo fatto un po' il bello e il cattivo tempo, abbiamo avuto tre occasioni importanti ma non siamo stati bravi a concretizzarle, e alla prima ingenuità ci siamo fatti un calcio di rigore. Lo snodo della partita è lì e è probabilmente nel 2-2 annullato correttamente dall'arbitro, perché la regola parla chiaro. Io ovviamente non sono d'accordo con quella regola lì, perché se un fallo di mano è involontario, cioè se il braccio è attaccato al corpo, però la regola dice che se si sviluppa un gol in seguito a un fallo di mano, anche se attaccato al corpo, lo si deve annullare. Per me è una regola che non sta né in cielo né in terra, però siamo uomini di sport, l'accettiamo, e dico che l'arbitro ha arbitrato bene e ha correttamente applicato una regola che, come ho detto prima, non condivido.